Amiche e amici di Rai Sport, benvenuti alla società bocciofila La Novella di Cuneo per la finale del campionato di Serie A Petanque 2016 di fronte alla Valle Maira e la Taggese, una finale classica. Insieme a me Francesco Ferretti ci presenta questa gara. Ciao Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Come hai detto giustamente tu, finale classicissima, si trovano di fronte praticamente quasi ogni anno nelle ultime stagioni, non solo la Valle Maira e la Taggese. Taggese che viene da 4 scudetti consecutivi e tenta l'impresa, perché sarebbe la prima a raggiungere il 5° consecutivo nel caso in cui lo vincesse. Valle Maira che invece ovviamente cerca di spezzare questa egemonia, e Valle Maira che ha terminato prima in classifica nella stagione regolare, quindi ha atteso stavolta la Taggese. Di solito i ruoli erano invertiti. Taggese che ha battuto la Biarese in semifinale, dove è andato a finire Rizzi, che era sicuramente la punta di diamante. Sì, senza dubbio il fuoriclasse della formazione taggiasca. Intanto vediamo il presidente della Federazione Italiana Bocce. Prima avevamo visto anche le ragazze impegnate nella finale della Serie A femminile, e di fronte, le abbiamo viste con le magliette rosse, Lampi, Molla Sala di Genova, e le ragazze con la maglia bianca della San Giacomo di Imperia, promosse nella scorsa stagione. Quindi una finale invece da questo punto di vista più inedita. Iniziamo con il tiro di precisione, con la pétanque, regole diverse a quelle cui siamo abituati col volo, Francesco. Sì, regole assolutamente diverse, sono i giocatori innanzitutto a spostarsi, lo vedete in questo momento, rispetto ai bersagli che invece sono fermi. Questo è Fabrizio Botero della Valle Maira, parte dai 6 metri, che è il primo cerchio, sta tirando sulla boccia e si sposta, ecco già adesso è al terzo, quindi si parte da 6, 7, 8, 9 metri. E il regolamento per quanto riguarda i punti, lo ricordiamo al volo, è proprio il caso di dirlo, sì, Andrea. E allora, boccia colpita che non esce dal cerchio, quasi come questa, sarebbe un punto. Uscendo fuori, 3. Se si colpisce, esce fuori e la propria rimane, quindi si fa un carrò, rimane nel cerchio, vale 5. Abbiamo visto, insomma, un buon risultato, 9-0. Adesso un ragazzo giovanissimo che, insomma, è una delle speranze del movimento, Amorino. A Mormino, Saverio Mormino, che ha preso in un certo qual modo il posto e quindi anche un fardello piuttosto pesante da sopportare proprio di Diego Rizzi, perché questa era un po' la sua specialità. Sua partita, sì. A Mormino, che è giovanissimo, dicevi giustamente tu, del 97, dell'88, quindi neanche lui troppo in là con gli anni, anzi assolutamente Fabrizio Botero, che però ha sicuramente dalla sua più esperienza, sì. Tanto sta rispondendo molto bene su questo che è un bersaglio iniziale, ma a differenza del volo, lo ripetiamo, insomma, non c'è una differenza. No, i punteggi non variano in funzione dei tiri. Se non, forse l'unica eccezione proprio nell'ultimo, lo vedremo dopo, quando c'è solo il pallino da colpire. E intanto ai 9 punti di Botero ha risposto. Sta rispondendo ancora all'ultimo tiro sulla prima sequenza con solo la boccia. La possibilità di portarsi avanti, quindi, per Amormino. Che coglie? Sì. Coglie questa opportunità e passa a 12. Tiro un po' più teso, lo avete sicuramente visto, uno sgancio più teso della boccia per Amormino rispetto a Botero. Oh, qui c'è il pallino ostacolo davanti, non è quello da colpire, la boccia dietro. Prende invece solo il pallino, poi quindi schizza via Botero, errore. Quindi niente da fare. Altro errore. Questa è anche laterale, era bassa, quindi battuta corta e anche storta. Questa invece è eseguita perfettamente. Botero che in stagione regolare ha avuto una media piuttosto alta, quasi intorno ai 35 negli incontri della stagione regolare, un po' più altalenante invece la prova di Amormino. E qui ancora niente. Quindi al massimo pareggia, insomma un'opportunità per teorica per Amormino di allungare, di portarsi avanti in maniera più decisa. Questo per il tipo, tecnicamente per la sua bocciata sono tiri un po' più complicati, perché avendo un tiro, l'abbiamo detto, più teso, meno parabolico, diciamo così, chiaramente deve cadere esattamente con la giusta alzata, non ha la possibilità di dare più arco al proprio tiro, per cui tendenzialmente, anche se al loro livello
ovviamente queste sono tutte sfumature, non punti fondamentali, ma un po' più complicato. Infatti ne ha già sbagliate, sì, ne ha sbagliate già tre. L'ultima posizione, 9 metri, che poi in realtà rispetto alla boccia che è spostata più avanti è al centro di quel cerchio che vediamo lì, in realtà sarebbero 9,50, ma insomma così vengono comunemente chiamati. Riesce con l'ultima. Sì, con l'ultima. Si porta quindi 15. Dietro, l'avete viste, mentre se l'ho vista nella presentazione, ci sono le ragazze proprio dell'Ampi Molassana che stanno seguendo, perché nella finale femminile non inizia con il tiro di precisione, quindi parte, insomma, ci sono meno prove e quindi parte dopo. Stanno lì, sì, che seguono. Adesso c'è la boccia in mezzo alle due. Eccola, questa vale 1. Rimane nel cerchio. Colpita, non ha mosso le bocce ostacolo, infatti da 12 si passa a 13. Tutto. Compagna di squadra di... Che riposiziona. Sì, riposiziona. Anche qui l'arbitro ha solo una funzione dirimente nel caso di eventuali contestazioni. Questa colpita perfettamente. Perfettamente, si esce. Quindi si porta in vantaggio. A 16. Vale 3. Sfortunata. Questa allora, lui ha colpito la boccia, poi però ricadendo è caduta sull'altra che si è spostata e poi è tornata in sede. Vediamo, sì, il replay. L'impatto, eccola, si muove nettamente e poi rientra. In teoria l'arbitro, il direttore di conto è Zuppardo, eccolo qui, Pietro Zuppardo. Sta parlando con l'allenatore del... gli sono stati dati addirittura i 5 punti perché in effetti aveva fatto un carrò. Allora, termini di regolamento, si parla di ostacoli che non devono spostarsi dalla loro sede durante il tiro. Sì. Quindi in teoria quella era 0. E invece ottiene tanti punti in questa sequenza Bottero. Però sicuramente la bocciata molto, quantomeno molto discutibile, discussa. Ecco. Sì. Che non... Il regolamento internazionale in questo senso è leggermente diverso, perché nel caso in cui la boccia venga colpita prima il bersaglio e poi l'ostacolo, quindi diciamo l'arbitro riesce a vedere, anche qui è abbastanza discutibile capire soprattutto a velocità, tanto errore, no, da parte del direttore di gara, però insomma c'è questo regolamento che nel caso in cui avvenga questo verrebbe attribuito un punto. Mentre ovviamente qui... le bocce non dovrebbero uscire comunque anche l'ostacolo dal cerchio. E per noi era 0, diciamo, per il regolamento italiano. L'arbitro però, ovviamente il giudizio è insindacabile il suo, ha detto che la boccia insomma sta lì in sede, quindi ha valutato quello. Però questo è un po' controverso, è anche insomma intuibile, no? Perché se ci fosse l'arbitro, colpisce l'arbitro e poi torna in sede. Certo. Quindi voglio dire, però insomma. Tanto Mormino sta replicando. Sì, sta reagendo molto bene, anche perché poi in realtà ovviamente questa è una sintesi, ma c'è stato un po' di maretta. Tensione, sì. Maretta, sì. Stavolta invece c'entra proprio l'ostacolo a sinistra. Comunque, considerando l'ottima sequenza di Bottero, comprensiva di quella bocciata un po' discutibile, sì. Ha risposto bene. Sta continuando. E adesso c'è la boccia che è coperta dalla boccia, non più da pallino o da bocce laterali, ma c'è una boccia davanti. Errore. Stavolta leggermente alto. O lungo se preferite. Sono 10 centimetri di distanza fra l'ostacolo. Ecco, adesso prende proprio l'ostacolo di cui abbiamo appena parlato. L'ultima posizione, la più distante. Il silenzio assoluto, come sì, potete sentire anche da casa, vi assicuro che in realtà nel bociodomo, tra tribune, anche sopra tutti i ballatoi, tutte le varie balconate che ci sono, di gente ce n'è tanta, ma il silenzio è religioso. Infatti si sente il brusio dopo gli errori. E anche questa, la bocciata è anche un po' più complicata, visto che non c'è più il pallino, ma la boccia corta davanti per Amormino, sempre per il suo tipo di tiro. È anche vero che è piuttosto alto lui, quindi in realtà può scavalcarlo. Sì, compensa con una
rilascio che comunque parte da una posizione elevata. La concentrazione, quello, diciamo, questi momenti servono solo e esclusivamente a quello. A portare tutta l'azione su quello che si sta facendo. Il consueto scavalcamento del cerchio e poi entra invece in quello. Ovviamente non bisogna toccare i bordi, appena l'annullamento del tiro. E riesce. Molto la prende, sì. Bottero si innalza sulle punte quando tira, mentre Mormino è arrivato. Regola fondamentale è proprio, puoi anche alzarti sulle punte, non devi mai staccare piede, nessuno dei due piedi da terra, fino a che la boccia non ha completato, quindi non ha toccato terra a sua volta. E che insomma non ha fatto gioco sostanzialmente. Bella anche questa. E ovviamente regola questa che vale anche nelle partite del gioco tradizionale, come vedremo in seguito. Di nuovo la possibilità di portarsi avanti. Adesso sul 27 pari. Oh, poi ci sarà la sequenza finale sul pallino. Pallino, la regola dal punto di vista dei punteggi è leggermente diversa. Cioè ogni pallino colpito, anche se rimane nel cerchio, vale 3, ogni pallino colpito che va fuori dal cerchio vale 5, non c'è l'1 in sostanza. Vediamo se Mormino riuscirà a portare in vantaggio la sua squadra. E no. Niente. Certo, sinora stanno ancora facendo tutta la differenza quei 5 punti discussi. Dati, sì, per decisione arbitrale. Io il pallino fa schizzare fuori, quindi sono 5. Allora, il pallino viene posto a 20 centimetri di distanza dal bordo del cerchio, quindi lo vedete nettamente più vicino, quindi ci sono quei 20 centimetri per colpire il pallino. Errore. Rivediamo. Sì, di poco, ma come sempre diciamo in questi casi, bocce poco, pochissimo, anche micron bastano per non colpire. Questo vale 3. Anche se il pallino... Sì, allora in realtà qui capire se si è mosso per via della sabbia che ha spostato piuttosto che della boccia è difficile. Però insomma non conta, questo dal punto di vista regolamentare si è spostato. Quindi e qui ripete quasi la stessa bocciata di prima. Vedete il pallino posto a 20 centimetri. Se ne prende 2 vince, pareggia con uno che non esce, uno colpito, insomma ci sono varie possibilità. Ovviamente il tiro, la sequenza finale, quindi anche dal punto di vista emotivo c'è sicuramente un carico diverso nervoso. Errore. E questa è brutta. Sì, molto corta. Molto. Veramente uscita prima del dovuto dalla mano. Tirata meglio ma non colpisce, quindi adesso diventa fondamentale ovviamente il prossimo. Sì, se sbaglia il prossimo. Se non colpisce è inutile anche quello successivo. Se colpisce addirittura ha la possibilità di vincere poi nel tiro successivo. Però certo, sicuramente avrebbe preferito iniziare meglio la sequenza. Certo, con un pallino colpito. Sì. Questo lo prende. E quindi il prossimo tiro è decisivo per capire se si pareggia, se si vince o se si perde. Sì, 3 punti pareggerebbe. Con 5 vince. Prima prova deve. Sì, boccia pesante, per quanto si chiamano, vengono spesso nominate appunto come chiamate piccole bocce, perché effettivamente sono piccole rispetto a quanto siamo abituati a vedere con la raffa e il volo, ma
questa peserà sicuramente tanto. E qui è la tensione, sicuramente. Sì. Sicuramente la tensione, poi adesso sorride, insomma. Però ecco, quei 5 punti famosi hanno avuto il loro peso. Il loro peso, sì. E insomma, abbiamo visto questo vantaggio. Siamo passati in questa sintesi alla coppia, ma nel frattempo ci sono state un po' di partite. Il primo turno, la Taggese con Goffredo, Rattenni e Rivier, ha battuto la Valle Maira di Damiano, Nassa e Rinaudo per 13-3, quindi con un parziale di 2-2. Ghiglione e Lerda, Paolo Lerda della Valle Maira, hanno vinto 8-7 contro Basso e Biancotto della Taggese, portando quindi il parziale su 4-2. D'Alta e Laigueglia della Taggese hanno battuto Dutto e Bottero della Valle Maira per 8-7, quindi con un parziale di 4-4, così è finito il primo turno. Nel secondo turno Fabrizio Bottero della Valle Maira, l'abbiamo visto impegnato prima, ha vinto 13-12 contro Alessandro Basso della Taggese, portando sul 6-4 per la Valle Maira il parziale. Abba, poi sostituito da Martino, Nassa e Rinaudo per la Valle Maira, hanno battuto Biancotto, D'Alta e Laigueglia della Taggese 13-7, quindi parziale 8-4. E infine Ghiglione, Lerda e Dutto della Valle Maira hanno battuto Goffredo, Rattenni, sostituito da Amormino e Rivier della Taggese 13-5, quindi parziale 10-4 per la Valle Maira, che quindi è già un punto dalla vittoria finale. Perfetto, è esattamente all'inizio, quindi siamo in fase inoltrata, per la verità, del terzo e ultimo turno del gioco tradizionale. In campo c'è una terna e due coppie, quindi tre partite contemporaneamente. Questa è la coppia, una delle due coppie che stiamo seguendo noi. Hai detto giustamente tu, manca un punto per vincere a Valle Maira e rompere quella famosa egemonia di cui facciamo accenno all'inizio. Quinto scudetto. Esatto, e nel caso, vale la pena anche ricordare, dovessero vincere invece tutte queste prove, così come ha fatto del resto la Valle Maira nel secondo turno, le ha vinte tutte, è quello che ha creato il distacco, dovesse fare la stessa cosa la Taggese, si andrebbe a un turno di partite a coppia di spareggio, quindi non conta la posizione della stagione regolare. Dove Valle Maira comunque ha dominato, ha vinto, diciamo. Sì, è stata arrivata prima. Sì, sì, l'avevamo detto appena accennato all'inizio, che è stata proprio la Taggese a dover sconfiggere il suo pupillo e la Biarese, di conseguenza Diego Rizzi, in semifinale. Quindi Valle Maira che ha atteso questa semifinale per giocare poi la finale che state vedendo. Due coppie. Ovviamente forti, ovviamente di livello, in campo Daniel Ghiglione e Paolo Lerda sono una coppia ormai da anni, diciamo da qualche anno, assolutamente, oltre che affiatata, estremamente affidabile ed efficace. Per la Valle Maira risponde Alessandro Basso, adesso inquadrato, Mancino, e Silvio D'Alta per la Taggese. Ovviamente i ruoli si vedono nettamente, insomma Basso è per l'appunto adesso il bocciatore, Paolo Lerda sta andando adesso in accosto. Il puntista. Sì, è il puntista della Valle Maira. Alza come di consueto, stavolta però viene tradito. Viene tradito dalla battuta. Dall'imbalzo. Sì, attenzione perché i campi sembrano in realtà piuttosto duri, compatti, omogenei. In realtà non sono esattamente così. In diverse occasioni i giocatori in campo si sono visti rimanere sconcertati da certe risposte della superficie. Ghiglione. Bocciata, grande bocciata, Carrò la lascia lì, applausi sono tutti per lui. Ne rivediamo giustamente. Sì. Bella frustata di Ghiglione. Ghiglione è un giocatore, è un bocciatore di assoluto livello che ha trovato la sua compatibilità e diciamo perfetta anche simbiosi proprio con Lerda, che è personaggio assolutamente più calmo, di esperienza. Ghiglione è un po' più facile a infervorarsi, impulsivo, ecco. Sì, e quindi c'è stata questa commistione, questa alchimia perfetta, una coppia davvero davvero difficile da battere. Questo è Silvio D'Alta, suo turno di giocare appunto. Siamo partiti sul 6-5 per la Taggese, toglie con qualche brivido sfiora la boccia, infatti se la prende un po' con col terreno. Sì. Ma Ghiglione di
nuovo in bocciata. Capisce molto bene anche questa. La Petanque richiede spazi più ristretti rispetto a... Sì, si gioca fra i 6 e i 10 metri di distanza. Quindi queste corsie, questi campi che state vedendo, giochi, chiamateli come volete a seconda delle latitudini, sono in realtà dei rettangoli di 12 metri di lunghezza e si gioca su quella, ovviamente non ha problemi a rifarlo d'alta, stavolta gioca più in sicurezza sulla sinistra, passa 7-5. Che poi è il motivo del successo della Petanque in molti posti. Perché sì, assolutamente, è la specialità più praticata a livello mondiale. Ci giocano anche nei corridoi, anche ovunque, in mezzo si può strade. Giocare letteralmente, almeno dal punto di vista teorico, poi è ovvio che nel caso di competizioni certo, irrilevanti e portate si gioca su campi, quindi in strutture, in bocciodromi, però la sua potenzialità è pressoché infinita, si potrebbe veramente giocare ovunque, basta avere le boccette, pallino e via. Oh, sta misurando in realtà, con i passi d'alta la lunghezza, l'ha tirato, si era visto che era piuttosto lungo, è andato oltre la misura consentita, quindi c'è il riposizionamento, l'avete visto proprio con le mani, da parte della squadra avversaria. Applausi che arrivano intanto all'altra coppia, la Eguaglia e Goffredo, si vede perché comincia... Ah, intanto no, eccolo che cos'erano. È la vittoria della San Giacomo d'Imperia. Primo vince, scudetto. Sì. Dopo la promozione lo scorso anno, subito scudetto con una squadra rinforzata contro l'Ampi Molsana, che invece avvezza le finali scudetto e anche i titoli tricolori. No, perché contemporaneamente c'era stato una bella bocciata, si era vista nel nella campo. Terna. No, l'altra coppia. L'altra coppia. La Eguaglia Goffredo, altra coppia super classica, i due veterani giocatori di assoluto spessore. Invece gli applausi erano per le ragazze. Comunque la Taggese nel campo vicino, proprio quello di Goffredo e Eguaglia, è in vantaggio, un vantaggio significativo rispetto agli avversari. Potrebbe ribaltare. Beh, potrebbe quantomeno accorciare, sono Dutto e Rinaudo. Sai, anche qui, insomma, è vero che Vallemaira ha un punto dallo scudetto, è anche vero che contro alla Taggese, però, insomma, certo. Quindi mai dare, vendersi, no, la pelle dell'orso prima del dovuto. Intanto Lerda fa il punto, va a lungo, lo sa anche lui. Adesso viene richiamato il silenzio, sì, perché sì. Ovviamente qui si sta ancora giocando, di là festeggiano, ma chiaramente la concentrazione rispetto a quando abbiamo sentito prima nel tiro di precisione, adesso si sente quanta gente c'è nel palazzetto. L'altro farà un gran bel punto intanto. E sta commentando, lo capisco dalla differenza fra i due campi. Dice questo, avete visto il gesto, come dire, tende a rompersi, quindi più del rispetto all'altro in certi punti. La manda via, insomma, resta in gioco ma la manda via. Quindi il punto lo rifà. Sente 5, ovviamente anche il tempo che scorre, sono 70 i minuti per ogni turno di gioco nella Petanque. Attenzione, se ne va lunga. Continua a chiedersi che... Sì, perché ha trovato il duro, detto in gergo. Ha trovato la parte dura del campo, quindi la boccia è schizzata via. Non si è rallentata. Ovviamente si traduce in una perdita di vantaggio di boccia, certo. Il famoso sopra-boccia o sopra-palla che dir si voglia, che è comunque un vantaggio di boccia, è una delle regole fondamentali a prescindere dalla specialità, insomma, è evidente. È quello che consente poi di realizzare i punti. I punti, è chiaro. Sì, perché adesso basta che portino via ogni volta il punto. Ma comunque, a prescindere, perdere una boccia quando si è poi convinti di averla giocata bene, anche dal punto di vista proprio emotivo, è più pesante da sopportare rispetto a una boccia che invece si vede sbagliata perché esce male, perché si dosa male la spinta, l'alzata, eccetera. Però compensa adesso Ghiglione, uno dei pochissimi errori.
disputato tutta una prima parte, i primi turni di gioco davvero alla grande Ghiglione, colpendo in maniera estremamente precisa e con tanti tanti carrò. Questa adesso la fase finale, qualche precisione di più, ma resta comunque una prova assolutamente più che positiva la sua. E qui il suo complemento perfetto, ci prova in accosto, gioca benissimo, preso, sì, siamo abbastanza lontani, ma Lerda toglie il punto e soprattutto mette di nuovo sotto l'impalo, perché lì attenzione, adesso ovviamente occhio alle bocce che sono tutte simili, soprattutto a questa distanza praticamente uguali, ma attenzione agli impalli. Eccolo. Si vede anche lo sottolinea ad alta, con una, diciamo, gestualità inequivocabile. Rivediamo la bocciata di basso, che porta via la sua, ed eccola lì. Perfetto. Come a dire, esattamente quello che... il rischio che si correva. Se ne accosto. L'ha fatto, eh? No, il punto credo l'abbia sì. Però è lungo. Sì. Il 93, basso. Tanto non cessa il frastuono. Si mette molto sulla sinistra del cerchio, vedi, per trovare la posizione più giusta, perché si sfruttano anche, fa il punto molto bene nel frattempo LED, si sfruttano anche i dettagli, ovviamente nell'ambito di quei 50 cm di cerchio si cerca di spostarsi a seconda delle esigenze. 6-7. Anche il posizionamento del cerchio, quindi il cerchio deve essere, diciamo, si rimette dove era il pallino prima. Sì, ovviamente non c'è un controllo millimetrico in nessun senso da questo punto di vista, ma quella è la zona. Stavolta l'ha giocato sotto il cordino, come si dice, intenzione però. Errore. Eh sì, esce fuori. Stavo dicendo, il pallino l'ha giocato sotto il cordino, che è ovviamente una tattica per cercare di far forzare l'errore all'avversario, invece sbaglia per primo Lerda, tradito probabilmente dalla pendenza accentuata del campo, che è il numero 2, lo vedete. Gioco ovviamente molto più aperto, senza problemi d'alta. Come anche qui, nel caso di boccia sbagliata, tira l'avversario nella raffa, tirerebbe sempre lui. Lo rivediamo. Lo vediamo l'errore. Sì. Proprio sul corridoio. Ennesima bella bocciata di Ghiglione. Sì, molto bella. Adesso si vedono tutte le formazioni, l'altra coppia qui sotto, qui più avanti nell'immagine invece la terna. Ogni tanto si intravedono delle bocce entrare nell'incoratura. E d'altro ovviamente adesso forte anche del vantaggio di boccia, non rischia assolutamente. Sì, perché l'importante è non far uscire la boccia sulla parte sinistra. Sì, poi avendo guadagnato immediatamente il vantaggio di boccia non è alcun problema. Colpisce anche questa. Lerda, l'avete visto, ci aveva un po' sperato quel leggero inchino, che significa, insomma, cercava di far mettere seduta la bocciata di Ghiglione, d'alta, che butta un'occhiata anche di là. Il 74 d'alta. Beh, ovviamente va bene anche questa. Sì, le ha tirate un po' tutte così, penso che stanno aspettando gli ultimi tiri, ovviamente, adesso. Ghiglione invece dell'81, per completare un po' questi dati anagrafici, e Lerda, il più grande in campo nella coppia, del 66. Portami anche questa boccia che esce all'incrocio delle righe dei cordini, o almeno così sembra, eh? Vediamo se poi conterà qualcosa, se invece è fuori. Tocca di nuovo al mancino a basso, che ovviamente a sua volta non ha intenzione di rischiare alcunché.
ma molto aperta. La boccia l'ha rimasta, quindi forse non è stata buttata fuori. Sì, non è andata, non ha oltrepassato l'incrocio delle corde. Bocciata, la prende un po' corta, quasi una raffata. Si può anche tirare di raffa, lo utilizzano come tiro in maniera ovviamente non così assidua. Si cerca più che altro la bocciata, diciamo, sul volo. Pieno, sì. Questa è stata una sorta di via di mezzo. Attenzione, per lui che la forza, sì, è perfetta, perché è un po' più esterna, quindi anzi interna, diciamo, verso il cordino a sinistra. Prova a limitare i danni Lerda, ma ne prende soltanto un pizzico, quindi tiro favorevole, non dovrebbero davvero esserci problemi. Nel frattempo di là, finita sicuramente, perché l'immagine si è visto passare anche con le bocce in mano, quindi di là è finita l'altra coppia, quella di sì. Goffredo Laigueglia, che hanno vinto 13-2 su Dutto Rinaudo, quindi attualmente siamo sul parziale 10-6 per la Valle Maira, e tra l'altro con questi due punti cominciamo, eccolo lì, 9-6, insomma, sì, questo potrebbe, il tempo che passa potrebbe essere, ovviamente è presto per dirlo, ma insomma un 8-10, quindi potrebbe diventare importante poi la terna di là, che attualmente, da quello che si intravede, ecco, è l'unico con un leggero vantaggio, 6-5, si vede da questa inquadratura, sì. Per la tanto non è fischio, l'arbitro Zuppardo chiama un fallo di piede, Abba stupidissimo, rimane, in realtà tutti rimangono un attimo inchiodati per capire cosa è successo, ha chiamato un fallo di piede. Allora, il direttore di contro ha prima fischiato, l'avete sentito il fallo di piede, adesso credo si sia rimangiato la decisione. Nel frattempo Biancotto, che è il più piccolo in maglia celeste, ovviamente dal punto di vista dell'altezza, ha spostato la boccia che aveva colpito, invece aveva fatto carro a Ba. E adesso c'è da riposizionarla, ma siccome non sono segnate, perché non è come nella raffa, certo, viene riposizionato lì. Altra decisione estremamente discutibile e controversa. Abbiamo già visto all'inizio una decisione arbitrale che aveva, insomma, fatto discutere. Ora... questo ovviamente fa scaldare gli animi. D'altra guarda anche nell'altro campo attendendo. E Rabia si spiega, continua a parlare con le panchine. Ha visto male, ha fischiato convinto di questo fallo di piede, Abba è rimasto immobile, paralizzato, sì. Proprio a dire non cosa guardate. Ho fatto, e alla fine però l'arbitro ha cambiato decisione, ma tanto dopo l'accosto di Dalta, sì, Lerda se ne va a lungo, si continua a giocare malgrado ci sia abbastanza confusione, soprattutto si è creato magari un pizzico di tensione gratuita, preferibilmente da evitare in più. Rimpallato anche in questo caso. Sua. Sì, perché poi ovviamente anche lo strascico della prima, il tiro di precisione, ripeto, questa è una sintesi, ma insomma ha avuto il suo peso e come nella partita. Sì. Adesso la gioca lì, tutti a guardare in realtà quanto accade nell'altro campo, perché nel frattempo in effetti io vedo che stanno giocando bocce così, intravedo solo quelli della Taggese, che significa che potrebbe potenzialmente mettersi bene lato Valle Maira il tiro. Errore intanto di Basso. Sì, il risultato è sempre 6-5, anche di fianco lo si intravede nel monitor. E lì sulla sinistra, all'estrema sinistra, c'è Fernand Rivier, francese, uno dei neacquisti, diciamo così, della Taggese. Io le continuo a vedere le bocce. Allora, non sto seguendo un granché, ma insomma le bocce della Taggese le vedo non vicine rispetto a quella che aveva colpito Abba prima. Colpisce l'impalla, però resta lui. Basso, stavolta.
Insomma, stiamo cercando di seguire sui due campi come... Eh sì, perché in realtà, allora, qui c'è questo vantaggio, c'è una situazione comunque teoricamente favorevole alla Taggese sul 9-6. E qua invece, se sto capendo bene, Mormino che tenta di colpire il pallino all'allunamento. Vediamo un po' se è così. Due bocce, lo vedete, una là in mano. Eh sì, sta bocciando, penso proprio sul pallino. Errore. Considerando le bocce in mano, ne vedo due a Mauro Martino con il pizzetto verso l'angolo, straccio lungo in mano. Una l'aveva Mosè Nassa, il puntista della Terna. Questa poi la sbaglia. Esce proprio. Eh sì, a Ba non le ha più. Tanto rivediamo la bocciata. La prima, quella di prima è... Sì. Due tiri sul pallino, uno nel tiro di precisione. E questo che potrebbe essere assai importante. Nassa va per... Quindi punto in terra sicuro. Quindi ne possono fare 3-4. 3 o 4 che a questo punto della partita potrebbe essere un bel... Questo è il secondo. Infatti il pubblico di Fede Dornalese ovviamente... Sì, perché prima avevi visto solo una squadra stava tirando, il che voleva dire che l'altra aveva tutte le bocce in mano. Sì, ne ha diverse, sì, almeno due, ma Mauro Martino che adesso vedremo sicuramente. E sono già due in terra, due o addirittura di più, adesso è difficile capirlo perché noi abbiamo seguito il tiro. Certo. Però due sicuri perché li abbiamo visti, ma... spingono tutti quel pallino, il che significa che probabilmente sono addirittura... Cinque, non gli sta dicendo di aspettare, gli ha detto cinque. Cinque punti. Incredibile. Allora sei, 5-6 sicuramente, come... Si stanno comportando, Martino arriva su con molta faccia truce, ma allora, Biancotto fa sì. E quindi è sì, ecco. Se sono 6-6-12, a 5, stanno dando un'occhiata, ecco, al cronometro che anche adesso parte negli ultimi 5 minuti, quindi anche dovessero fare il pieno, sono 6 punti, arriverebbero a 11, non ci sarà il tempo materiale mai per fare un altro tiro. Infatti dicono è finita. Sì. Due terzi, mi sembra di capire, della Taggese, della Terna della Taggese, vorrebbero farla finita qui. A Mormino sembrerebbe ci vuole giocare. Giustamente. Ma non c'è proprio tempo materiale. Dovrebbero andare tutti come Speedy Gonzales, ma ovviamente la Valle Mai non ha alcuna intenzione. Ma poi anche forse dovrebbero fare comunque il pieno per poi ritirare, insomma, una serie di... Adesso sale il tifo per le maglie bianche. Insomma, partita finita, anche se... Cioè, la Valle Maira... Si continua, ma non c'è, non, veramente. Adesso lì c'è un 10-5, ma è sbagliato. È 12-5, sì. Sì, assolutamente. Perché se fosse 10-5 non sarebbe partita finita. Sarebbe comunque difficilissima da recuperare, quasi impossibile, ma 12 è impossibile. E quindi intanto si continua a giocare proprio a Mormino, che ovviamente anche lui deve rispettare i tempi per quanto possa e voglia sbrigarsi. Bel carro tra l'altro. Vabbè, anche giusto che uno dal punto di vista, poi è anche il più giovane, quindi certo. Insomma, assolutamente vuole godersi la finale fino alla fine, anche se è ormai amara per forza. Il risultato non arride alla sua squadra, ma è giusto forse così, anche se i suoi compagni forse avrebbero preferito... Sì, è stato preso nelle eloquenti, la mimica, la gestualità di Biancotto e di Rivier. Altro lì sopra quel cronometro che... Ma il suo conto alla rovescia è impietoso.
Ormai si attende insomma solo il festeggiamento. C'è poco da fare. Dunque la Valle Maira interrompe dopo il poker di scudetti della Taggese. Eh sì. Va a conquistarne uno. E tra l'altro diventa il settimo nella sua storia, quindi scavalca proprio la Taggese che diciamo rimane ferma a 6 per ovvi motivi. Mauro Martino. D'altronde, avendo guidato il campionato, non si può dire che sia una sorpresa. No, assolutamente. La Taggese giocava anche questa finale per dimostrare che è la Taggese anche senza Rizzi. E infatti Rizzi l'ha poi battuto nella semifinale, però questa finale con, per la verità, anche diversi momenti controversi dal punto di vista arbitrale, sì. Però insomma alla fine... Diciamo che gli arbitri un po' hanno inciso in questo... Sì, l'arbitro, perché era poi Zuppardo... Sì. Solo l'arbitro nazionale del comitato di Imperia. Tra l'altro la Taggese è proprio di Imperia come comitato di appartenenza. Ecco, adesso anche aggiornato già da qualche secondo il punteggio. Sì, che era prima era sbagliato, c'era scritto 10, in realtà è un 12. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Sì, si gioca giusto per completare il tabellone. Sì, anche perché di là l'abbiamo visto, c'era il vantaggio della... Quando abbiamo girato con le telecamere c'era ancora il vantaggio, insomma non nettissimo ma importante della Taggese, quindi davvero poteva, senza quel tiro, poteva essere ancora tutto da giocare. Rivie. Adesso sbaglia anche questa bocciata. Ma era già... aveva ampiamente segnalato che voleva interrompere anche lui. Sì. Mi ha cotto anche la bocciata. Colpisce. Ci riesce. Ma rimane. Ampimo Lassana lì dietro. Si vede verso l'angolo di sinistra nella inquadratura precedente. E ovviamente adesso c'è il... non può non essere così. Il pubblico che fa... come a Capodanno. Infatti non si sente la sirena, ma si vedono gli abbracci. E dunque la Valle Maira vince il campionato. Eh sì. Interrompe la striscia dei suoi avversari. E conquista quindi il suo settimo scudetto. Sono due squadre, lo dicevamo Francesco, che sono abituate a queste... Sì, queste vittorie, a questi scudetti, a queste finali. Sono presenze costanti, sì, nei playoff e in particolare nelle finali. Ovviamente anche gli avversari che si complimentano. Intanto sentiamo la nota, presidentessa. Canzone dei Queen sullo sfondo, sparata dagli amplificatori, mentre ben più nota e ben più assennata questa che è l'inno nazionale col tricolore. Davanti San Giacomo d'Imperia e dietro Valle Maira. E vediamo qua i festeggiamenti nel momento in cui finisce il tempo regolamentare, sì. Anche se la partita era già finita da 5 minuti. Ma era giusto così, per completare anche numericamente e anche per dare soddisfazione al più giovane in campo, di giocare fino alla fine, di onorare la maglia. E intanto vediamo ovviamente i festeggiamenti per la squadra vincente, per le squadre vincenti, visto che qui ci sono sia le campionesse che i campioni. Eh sì. E dunque con questo inno nazionale ringraziamo Francesco Ferretti. Grazie a te. Da Andrea Riscassi, una buona giornata e con l'inno nazionale pensieri positivi.